Al di là della funzione di affiancamento alle forze dell'ordine nel controllo del territorio per l'antiterrorismo, è stato un inizio di primavera ricco di iniziative, quello dell'esercito in Lombardia. Tra i convegni nella sede storica di Palazzo Cusani, molto affollato quello sull'alimentazione dei soldati dalla Prima Guerra Mondiale ad oggi, nel quadro delle manifestazioni connesse alla commemorazione della Grande Guerra. E poi lo sport, con la Stramilano dei record. Tra i 63.000 runner della 45esima edizione hanno corso 1.139 uomini e donne dell'esercito, guidati dal comandante della Forza Armata in Lombardia, il generale Michele Cittadella. E tra poco si replica con atleti e staffette per la 16esima edizione della Milano Marathon, in programma domenica 3 aprile nel capoluogo lombardo. E poi ancora la cerimonia di giuramento degli allievi della scuola militare Teulier in Piazza del Duomo, davanti a cittadini affascinati dalla cornice e dalla solennità del momento, e il parco veicoli militari schierati alla fiera Milano Auto Classica a Rho. Tante idee, insomma, tante iniziative, e non a caso il motto dell'esercito è: noi ci siamo sempre.